L'acqua erogata da Girgenti Acque non basta a mandare avanti le attività commerciali di Corso Miraglia, strada principale del quartiere della Perriera, dove insistono bar, pizzerie, gastronomie, esercizi che ne richiedono un uso particolarmente abbondante. L'acqua invece in questa zona viene erogata col contagocce, lamentano i commercianti, che soltanto nel mese di luglio hanno dovuto rifornirsi ben 6 volte tramite autobotti private ed adeguarsi acquistando nuove cisterne, titolari di esercizi commerciali che oggi si sono riuniti in protesta. Ci siamo organizzati come meglio possiamo, giusto? Cioè perché abbiamo i negozi pieni di cisterne e di soluzione per. E ci siamo pure organizzate che abbiamo fatto l'impianto perché le cisterne sono piccole e quindi ogni volta che viene l'autobotte è un serio lavoro. E chi si è potuto organizzare con delle nuove strumentazioni, invece chi no, e ogni volta c'è un manicomio. Comunque in questa maniera non era mai successo che l'acqua nel mese di luglio mancasse così pesantemente. Quante autobotti avete chiesto? Sono 2 alla settimana e in soldi sono 400 euro, 400 euro al mese, che prima con 300 euro io ci pagavo tutto l'anno e invece adesso ogni 3 mesi ci costa più di 400 euro ogni 3 mesi e comunque si è moltiplicata per un sacco di volte. E oltretutto pagate anche le bollette oltre E all'autobotti. se non la paghi ti tagliano subito l'acqua, ti tagliano l'acqua. Ti scassano il tubo e ti ci mettono in basso perché ti chiudono pure lo scarico, perché adesso noi abbiamo pure lo scarico con Girgenti Acqua. Io non voglio parlare male di nessuno, a noi ci chiudono l'acqua se non la paghiamo, noi vogliamo l'acqua se l'abbiamo pagata. Questo, cioè, Voi vogliamo avete l'acqua contattato almeno. più volte Girgenti Acque? Sì. Stamattina l'abbiamo richiamato, c'è una signorina che è gentilissima e fa il possibile per poterci aiutare. Allora stamattina neanche lei sapeva quello che è successo, perché l'acqua viene ogni 2 giorni, 2 giorni no e uno sì. Oggi che era il giorno sì è venuta solo per un'ora e noi abbiamo aperto i rubinetti, cioè, per vedere se ci riusciamo, se non ci riusciamo. E spesso non paghiamo l'acqua, paghiamo l'aria, perché accendendo i motori gira come si chiama, il contatore gira. E noi paghiamo l'aria, cioè l'aria accendendola noi stessi, cioè paghiamo la luce e l'aria. E poi quella poca acqua che arriva la paghiamo moltiplicata per 10. Noi cerchiamo di, come si dice, vogliamo un aiuto dal signor sindaco, delle strutture, come si dice, da chi ci governa, da Girgenti Acque, da tutti quelli che ci possono aiutare. Giusto, mi viene da ridere, però c'è da piangere. E senza acqua non si può lavorare. E infatti, dicevo anche questo, i forti disagi che noi proviamo tutte le attività commerciali della zona, dove praticamente tutti i dipendenti cerchiamo di arrangiarci più o meno, abbiamo grossissime difficoltà nel lavoro, in un momento dove c'è molte persone, diciamo. Il turismo sì, diciamo turismo è una parola grossa, però ogni volta qua, ogni anno d'estate abbiamo queste grosse difficoltà dove, come stiamo parlando, non si può andare avanti così, bisogna dare uno stop a tutte queste situazioni che ormai siamo stufi tutti, ma non solo per Riera, ma a quanto pare è tutta sciacca.